un cordiale saluto, un buon pomeriggio dall'arena Garibaldi, Stadio Romeo, Ancona e Tania, il derby dei derby tra Pisa e Livorno. Una bella giornata di sole dopo la pioggia della mattinata e del sabato. Vedete Livorno e Pisa che stanno facendo il loro ingresso in campo. Tradizionale maglia nero-azzurra per il Pisa, con calzoncini neri, maglia amaranto e calzoncini amaranto per il Livorno. Si gioca di fronte a circa 10.000 spettatori stipati, stipatissimi in curva sud, almeno 3.500 sostenitori amaranto. Una bella coreografia da parte sia della curva nerazzurra che da parte degli ultra amaranto. Ovviamente in trasferta più difficile realizzare le coreografie, cori altissimi da parte degli ultra amaranto. Le formazioni in campo, poi la linea al nostro Piero Giambruni. Livorno in campo con Ivan, Cannarsa e Doga, Gelsi, Milara, Vanilli, Ruotolo, Piovani, Scichilone, Protti e Saverino. In panchina Iaconi porta con sé Amelia, Basso, Chiellini, Mezzanotti, Perna, Serafini e Stefani. Risponde il Pisa con Ripa, Bonadei, Capuano, Bolla, Sgarra, Cagnale, Massaro, Anacleto, Guarinello, Alfieri, Rovaris. Nel rispetto alle previsioni della vigilia non ci sono né Frati né Varricchio, colto da un attacco influenzale. Piero Giambruni. Buonasera a tutti, signori, ci siamo. Pisa Livorno. Sulla carta vediamo due formazioni, direi, diametralmente schierate in campo. Un Pisa che, a sorpresa di tutti, anche i colleghi dei Azzurri, presenta un Alessio Frati, il neo acquisto, centravanti in panchina. E il tecnico Benedetti preferisce sempre sulla carta un più tranquillo 4-5-1. Viceversa, Livorno non ha dubbi e va all'attacco. Saverino in campo, questa, che è sinonimo di Livorno, vuol vincere anche questa partita. Quindi sarà il campo, però, come al solito, che darà il risponso. A te, Ale. Bene, allora, tutto pronto per l'inizio della gara. Fumogeni tanti nella curva sud, almeno quella concessa ai sostenitori amaranto. 3.200 biglietti venduti in un niente praticamente. Livorno che attaccherà nel primo tempo da destra verso sinistra, quindi sotto la curva dei tifosi azzurri, mentre il Pisa attaccherà ovviamente da sinistra verso destra sotto la curva dei tifosi amaranto. Sarà il Pisa a dare il calcio d'inizio alla gara. L'arbitro è il signor Bergonzi di Genova, un terzo anno, si dice, uno dei migliori della categoria. All'andata il Livorno vinse per 2-0, soffrendo nel primo tempo e invece controllando la partita nella ripresa dopo che è riuscito a passare in vantaggio. Tutto pronto per l'inizio della gara. Livorno, diciamo, abbastanza sbilanciato in avanti, almeno queste le intenzioni di Iaconi, che vuole provare ovviamente a vincere anche questa partita. Fondo del terreno sembra in buone condizioni, c'è ancora qualche minuto da attendere perché ci sono i fumogeni lanciati dai sostenitori amaranto. L'arbitro adesso controlla il fischietto, il cronometro, il derby è iniziato. Sta mancato da parte di Doga, il pallone in fallo laterale dopo 10 secondi. La rimessa in gioco è a favore del Livorno. Saverino, spizza, Scichilone, Igor Protti, Anaclerio su di lui, Scichilone alla caccia della sfera, ancora Anaclerio sullo stretto. Interviene l'arbitro a comandare un calcio di punizione a favore del Pisa. Piero, subito Anaclerio e Scichilone che hanno qualcosa da dirsi. Beh, si va presto a dire che Pisa-Livorno è una partita di altre. Scintille ce ne sono già adesso, è una partita particolare, tutto nella regolarità. Michelino Gelsi accarezza il pallone verso Piovani, fermato da Capuano, cerca di andar via sulla sinistra, Rovaris fermato, pallone in fallo laterale, rimessa in gioco, assegnato al Livorno sotto la gradinata occupata dai tifosi nero-azzurri. Prova via Scichilone, fermato. La rimessa in gioco è ancora per il Livorno, sempre sotto la gradinata e
vicino alla linea di metà campo sul pallone Ruotolo, anzi si tratta di calcio di punizione. Ruotolo alla battuta, vicino a lui Gelsi, una finta di Gelsi, retropassaggio Melara, Melara che deve sostituire Fanucci, appoggia su Andrea Ivan, riparte l'azione del Livorno e il rilancio di Ivan, zona di Piovani, l'intervento di Sgarra su di lui, Gelsi alle prese con Alfieri, fermato Ruotolo, si riparte Melara, Gennaro Ruotolo con il destro, cerca Scichilone, l'intervento di Capuano è preciso, Anaclerio in avanti, Alfieri, la mente del Pisa, Alfieri attaccato da Gelsi, uno contro uno, non trova spazio, cerca la profondità, Guarinello non aggancia, Ivan controlla, si studiano le due squadre, Pier. Sì, mentre tu facevi la cronaca io stavo un po' osservando la disposizione in campo dei 22 e vedo un Livorno estremamente votato all'offensiva, perché ho visto dei movimenti particolari, poi Livorno è maestro nei movimenti senza palla, staremo a vedere ancora. Aveva sbagliato Doga, ne aveva approfittato Massaro, è andato a chiudere Yuri Cannarza, rimessa in gioco per il Pisa, Bonadei, movimento il giovanissimo Guariniello, lo prende in consegna capitan Vanigli, rimessa in gioco per il Pisa. Pensate, i tifosi Amaranto non hanno messo neppure i loro striscioni perché altrimenti non vedrebbero le prime file, non c'entra nemmeno uno spillo nel curva sud. Attenzione ora al Pisa, in avanti Saverino in fase di copertura, messo a terra, e qui si vede subito, Piero, il lavoro è qui, chiamato Saverino, sì, ovviamente a spingere, a proporsi, però spesso, come in questa circostanza, anche a tornare a dar man forte a difesa. L'ha detto anche più volte il nostro mister, in questo momento Saverino non sta facendo il ruolo che a lui è più congeniale, ovvero il classico trequartista, quello dell'ultimo passaggio, e che non disegna poi anche qualche tentata in avanti, vedi anche i gol già effettuati quest'anno. È un Saverino che gioca da mezzala e comunque se la sta cavando proprio alla grande. Guariniello, Vanigli su di lui, calcio di punizione a favore del, il fallo ai danni di Guariniello, e calcio di punizione per i neroazzurri poco oltre la linea mediana del campo. Avanza adesso Anaclerio, studia il piazzamento dei suoi, Anaclerio al calcio di punizione largo da quest'altra parte dove si prepara per il cross Bonadei, basso, controlla Vanigli, prova il contropiede Livorno ma Doga è fermato da Massaro in fase di copertura, quindi Sgarra, l'ex portiere del Cosenza, Ripa, Anaclerio, Bonadei sulla destra, Bonadei, vicino a lui Cagnale, uno dei nuovi acquisti del Pisa, quindi Sgarra, l'affronta seppur da lontano Protti, Melara, non ci arriva Gelsi, Piovani su di lui, Anaclerio, Anaclerio combatte da terra, trova il pallone, Guariniello, Melara lo anticipa, lo ferma. Bisogna fare attenzione alle incursioni di questo giocatore, Guariniello, anche lui proviene dal Parma, come basta? Sì, Guariniello è un buon giovane, è un ottimo giovane, questo è un ragazzo che viene direttamente dalla prima del Parma, è nato a Avellino il 24 aprile dell'83, quest'anno ha già disputato 7 presenze fra spezzoni e partite intere, comunque è un giocatore da tenere sotto controllo, anche perché Pisa sì ha un atteggiamento sornione, però ha anche un Massaro all'esterno che è capace di improvvisazioni, di improvvise accelerazioni, non a caso è stato il migliore nel successo di 7 giorni Orsono in quel di Leffe. Gelsi, Saverino anche con il tocco di Guariniello, Cannarza spinge sulla sinistra, cerca Piovani, vuole il passaggio, Doga spinta, Cannarza tende il pallone di testa, appoggia comodo su Gelsi, fallo commesso dal numero 4 Bolla, Alec Bolla, calcio di punizione fuori Livorno, partita molto spezzettata, i minuti sono 5:40, non è accaduto fino al momento alcunché. Melara, il lob verso Piovani, Cagnale allontana, Bolla, prova il Pisa a salire adesso, Cannarza da terra, da gladiatore, Saverino lo mette giù, Bolla, altro calcio di punizione. Fino a questo momento, Piero, è il classico derby. Sì, classico derby, ovvero lettura diciamo semplice, gioco spigoloso, spezzettato.
Diciamo che siamo comunque tuttora in fase di studio. Ora stiamo a vedere poi chi sarà la squadra che prenderà il sopravvento. Saverino gira, converge Melara, che è l'uomo più arretrato adesso del Livorno. Melara, da quest'altra parte ci potrebbe essere spazio per Ruotolo, porta a spasso un paio di giocatori del Pisa, poi sbaglia però il rilancio che preda Di Massaro, ha provato a metterci la punta del piede Gelsi, buona questa azione di Pisa. Alfieri, ottimo l'intervento di Michelino Gelsi, cerniera su Gelsi, forse qui si tratta di calcio di punizione, credo più che di rimessa laterale, e infatti c'è stato un intervento da Tergo, poi in due su Michele Gelsi, non si vuole allontanare Alfieri, calcio di punizione ancora a favore del Livorno. Giochiamo all'Arena Garibaldi da 7 minuti e mezzo, 0-0, partita nervosa. Piovani, una sorta di tiro cross di Piovani che finisce in curva, è di fatto però il primo tentativo verso le due porte. Sì, definirlo tentativo è arduo, diciamo che Piovani ritengo abbia visto la posizione abbastanza avanzata del portiere nerazzurro e ha tentato un pallonetto, ovviamente solo a livello di tentativo, comunque direi che Livorno sta per il momento studiando e parlando abbastanza tranquillamente le folate nero-azzurre. E c'è ancora l'ennesimo calcio di punizione a favore del Pisa, c'è Anaclerio sul pallone, vicino a lui si propone Bolla, Anaclerio verso Alfieri, spizza la sfera, Ruotolo si avvicina a Guariniello, due generazioni a confronto, Ruotolo e Guariniello, 83 Guariniello del 63 Ruotolo, l'esperienza di Gennarino Ruotolo, rimessa in gioco a favore del Livorno con Gennaro Ruotolo, pesca subito Andrea Ivan, pallone di Ivan in avanti verso Protti, c'è anche Doga in avanti verso Protti, ancora Yuri Cannarza carezza il pallone, lo mette a terra, vediamo se riesce a distendersi Livorno, slalom di Saverino, due su di lui, fallo, ci sarebbe anche il giallo qui per Bonadei, l'arbitro lo richiama solo verbalmente, alla prossima gli ha detto estraggo il cartellino. Ma se sono l'arbitro l'avrei già estratto perché il fallo è da dietro, volontario, quindi era tranquillamente passibile di ammonizione. Livorno non si è ancora disteso per tutto il suo potenziale, speriamo che lo faccia al più presto possibile. Narza, Saverino, Gelsi, c'è larghissimo Ruotolo, riceve lui Gennarino Ruotolo, poi Gelsi, ecco il cross, Scichilone Arpiona, ma male il pallone, in agguato c'erano Piovani e Protti. Gelsi, Cannarza, va Cannarza, Saverino, aggira Bolla, Saverino, Gelsi, Ruotolo, Gelsi ancora, la ragnatela del Pisa, prova a saltarla Saverino, messo a terra da Anaclerio. Io intanto credo che i tifosi del Livorno stiano attuando una sorta di protesta contro qualcosa, perché non si sono ancora fatti sentire, stanno tutti zitti, e ho visto, è stato proprio un ordine da parte di qualcuno della curva, siamo ancora, non si canta, forse c'è una protesta contro, credo, non so, forse contro le forze dell'ordine, non lo so, però sono tutti in silenzio per il momento. Ruotolo allontana Bonadei, Ruotolo studia il piazzamento dei suoi, Cannarza, Piovani scivola, ancora Cannarza, manovra da giramento del Livorno, adesso Scichilone prova a riconquistare il pallone, non gli riesce, Guariniello, ci sono Vanigli e Gelsi su di lui, è bravo Vanigli, l'arbitro qua non ha fischiato secondo me il fallo di Vanigli quanto il raddoppio. No, ma infatti ha dato anche una pacca l'arbitro sulla spalla del nostro capitano, perché il capitano ha detto io ho cercato la palla, assolutamente non volevo fare fallo, è stato diciamo anche corretta l'interpretazione del signor Bergonzi, quindi calcio di punizione a favore dei nerazzurri e via così. Anaclerio cambia gioco, cerca Alfieri, Ruotolo lo controlla, non lascia finire il pallone in fallo laterale, lo può giocare Gennaro Ruotolo e appoggiare dietro su Andrea Ivan, dal quale riparte l'azione del Livorno. I minuti all'Arena Garibaldi sono 11, 0-0 tra Pisa e Livorno. Rinvio di Ivan, stacca Protti, che tocca il suo primo pallone, di testa ancora con
Scichilone Anacleri, uomo ovunque nel Pisa fino a questo momento. Lo attende Gelsi, allora serve Bonadei, Anaclerio, Yuri Cannarza stacca di testa, Protti mette giù in maniera elegante, fallo ancora su Saverino, lo ha commesso al fiero. È un arbitro che corre molto, è sempre molto vicino all'azione, qui si fa ben sperare nella, appunto, nella sua direzione arbitrale. Per il momento da sottolineare la perfezione e la corsa, la buona mobilità del signor Bergonzi. Grazie al calcio di punizione, c'era largo e riceve infatti Ruotolo. Scichilone spalla alla porta, riesce a controllare ad andare via sull'affilo del fallo laterale, viene attaccato e fermato da Capuano. Pallone che si impenna Ruotolo, ancora di testa Capuano, anticipo bellissimo di Melara. Anaclerio, bel lavoro anche di Anaclerio. Melara torna sulla posizione, Alfieri tira di petto, fallo, no, l'arbitro non l'ha segnato, forse ci poteva stare, era un passo, quindi ritengo do per buono alla versione arbitrale. Ovviamente poi con Protti gli sale in collo praticamente Bolla, poi due si scambiano un gesto d'intesa, calcio di punizione a favore del Livorno, anzi è rimessa laterale a favore del Livorno. Mi manca un po' il tifo dei sostenitori Amaranto, sicuramente ci sarà un motivo più che valido per questo momento di silenzio. Motivo, ma cerchiamo di darci una mossa perché signori siete importanti. Saverino, Cannarza, non aggancia Doga, la rimessa laterale ancora a favore del Livorno che comunque di fatto imposta la partita. Per il momento è il Livorno che cerca di aprire, Piero, le maglie del Pisa, e Pisa che opera in contropiede, mi sembra di aver letto così fino a questo momento. No, è il classico Livorno Sornione, è un Livorno che sta guardando, sta osservando e aspetta il momento giusto per piazzare la zampata. È un Livorno solito che mi fa ben sperare. Rimessa in gioco a favore del Livorno. Tanto nel monitor di servizio stiamo vedendo delle immagini registrate all'arrivo dei sostenitori Amaranto, stiamo anche cercando di capire appunto il motivo di questa protesta degli ultra del Livorno. C'è il calcio di punizione a favore del Pisa con Aerio. Credo che ci sono stati degli scontri, almeno a quello che vedo in questo nel monitor di servizio, durante il corteo. Recupera palla Massaro, spazi a Massaro, ma nel mezzo Ivan blocca. 14esimo, io sul taccuino non ho ancora segnato un'azione. È come dicevamo anche prima, Piero, il derby che si respira, sì, il nervosismo in tribuna, ma figuriamoci in campo. Sì, siamo un po' spezzettati, anche il Pisa sta cercando di costruire qualcosa, ma è spesso impreciso nelle ripartenze. Comunque ha di fronte un Livorno, ripeto, veramente ben disposto in campo anche quest'oggi, ma non è certo questa una notizia. Ruotolo ha provato a mettere in movimento Piovani, lo spazio per Doga c'è, potrebbe anche scaricare il sinistro, il tiro di Doga, rete, rete di Doga, rete, Livorno che passa al primo tiro, il Livorno è passato, Doga al 14esimo, Alex Doga 1-0. Signori, se Doga aspettava un giorno per fare il gol in Amaranto, ha scelto per il momento quello giusto. Veramente un'azione grande, lo dicevamo, è un Livorno Sornione che sta aspettando di dare la zampata. E Doga si è presentato un po' una prateria davanti, non ci ha pensato su due volte, si è aggiustato la palla e poi ha lasciato partire un fendente che si è andato a insaccare alla sinistra del portiere pisano. Pisa 0, Livorno 1. Doga ha trafitto Ripa con un destro che ha messo il pallone in rete, intanto ammonizione per Piovani, ammonito Piovani, se non vado errato era diffidato Piovani, cartellino giallo per Piovani, ma il Livorno è passato in vantaggio al 14esimo con Alex Doga che ha colto l'angolino lontano dove Ripa, nonostante abbia tenuto il tuffo, non è potuto arrivare. Eh sì, e ora staremo a vedere se
le folate, il temperamento offensivo dei nerazzurri si faranno ancora più sentire, però anche loro hanno certamente un po' di paura, perché davanti hanno una signora squadra, hanno la capolista, signori, la capolista del campionato di Serie C1. Da ribattere il calcio di punizione con Anaclerio sulla sfera. Vicino a lui c'è Cagnale. Anaclerio Cagnale. Tanto l'arbitro fa attendere prima di far riprendere il gioco sul pallone Anaclerio. Adesso si sente anche la curva Amaranto. Anaclerio. Palla dentro. C'è un contatto, poi è Alec Bolla che va al tiro, pallone alto sulla botta di Bolla. Finito alto, Ivan ha controllato. Certo, anche la squadra nerazzurra stava cercando di fare la partita un po', diciamo, con manovre abbastanza disordinate, però stava cercando di capirci qualcosa, e alla prima azione si vede subito sotto di un gol. Certo, per il morale non è certo una grande iniezione di fiducia, Alessandro. Ivan con i piedi controlla, apre adesso su Melara, sulla sinistra, sulla destra, scusate, ruotolo lungo linea per Gelsi. Per Gelsi c'è, viene messo a terra da Anaclerio, il calcio di punizione già battuto. Saverino, Piovani d'esterno, numero di ruotolo che lascia sul posto Rovaris, cross, Scicchilone, Protti, era di rigore, fuori gioco di Protti, credo, o di Scicchilone, forse di Protti. Sì, sicuramente c'era Protti, ho visto subito la bandierina del Senaine che sventolava l'offside, e quello che come al solito palla a terra fa paura. Anaclerio, 18esimo all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, Livorno 1 Pisa 0, assegnato al 14esimo Doga, mantiene il pallone in campo Sgarra, c'è fallo ai danni di Cannarza, bello il gesto di Massaro che subito si è andato a scusare con Cannarza, calcio di punizione che deve essere battuto, si alza anche Osvaldone Iaconi, c'è da battere il calcio di punizione. Cannarza, vicino a lui Saverino, si allontana adesso Saverino, parte Cannarza verso Scicchilone, stacca Scicchilone, Ripa raccoglie la sfera e è pronto a dare l'in là alla nuova azione del Pisa, c'è Scicchilone vicino, si deve allontanare Scicchilone, ecco Ripa mette giù il pallone, ha voluto guadagnare qualche secondo Scicchilone con questa fida di pressing. Sì, direi proprio che hai centrato in pieno. Alfieri pesca molto bene Rovaris, uno contro uno con Ruotolo, punta l'uomo Rovaris, ecco il traversone, lo ha deviato Ruotolo, e al 19esimo c'è il primo calcio d'angolo a favore del Pisa, sul primo palo Ruotolo, Ivan al centro dell'area piccola, parte basso il traversone, allontana Vanilli, proteste dei giocatori del Pisa, vediamo un po', cerchiamo di capire per cosa. Alfieri piuttosto nervoso e credo che si prenderà un cartellino giallo, non voglio fare la nubi della situazione, ma credo proprio che andrà a finire così, la nubi della situazione. È Alfieri che viene ammonito per proteste, c'è stata qualche protesta da parte dei giocatori nero-azzurri, protesta anche adesso Anaclerio che è il capitano del Pisa. Calcio di punizione a favore del Livorno, e intanto magari a fine primo tempo cercheremo di capire i motivi della protesta dei sostenitori Amaranto. Calcio di punizione che è pronto a battere il portiere del Livorno Andrea Ivan, quando siamo giunti al 20esimo nel corso del primo tempo, Livorno in vantaggio per una rete a zero al 14esimo, il gol di Andrea deve accelerare la ripresa delle operazioni. Certo, io lo dico sempre, porta un po' bene. Ricordiamo Andrea che è parecchio diffidato. Eccolo il rilancio di Ivan. Colpo di testa sul errato di Cagnale. Staccano Guariniello e Melara. Il rimbalzo del pallone tradisce Gelsi. Allora Anaclerio dal via, la nuova azione d'attacco del Pisa che parte dai piedi di
Massaro, anzi non si crede di Massaro ma di Bonadei, che ha cercato Massaro, pallone lungo in fallo laterale, messa in gioco a favore Livorno con l'autore del gol Doga, vicino a lui Cannarza, ecco Doga con le mani, Cannarza batte lungo, Piovani prolunga ma non ci sono compagni, va alla caccia del pallone Protti, lo anticipa Capuano, fallo ai danni di Guariniello che è preso in consegna da Melara, calcio di punizione poco oltre la tre quarti campo a favore del Pisa, poco prima scusate, tre quarti campo a favore del Pisa. Anaclerio, la mini barriera è formata da Doga e Ruotolo, l'arbitro controlla la posizione della barriera, parte Anaclerio, mette nel mezzo, libera staccando e schiacciando di testa Vanigli, vediamo se c'è lo spazio per il contropiede del Livorno, Ruotolo allontana il pallone direttamente quasi sul fondo perché ci arriva prima Cagnale a ripartire l'azione del Pisa che ora ovviamente Piero si deve proiettare in avanti, però questo potrebbe lasciare dei varchi interessanti a Livorno. Eh sì, ma l'ha già fatto prima, c'è stata un'occasione buonissima per l'Amaranto, poi fermata dall'offside di Protti. Pisa sì, è nella difficilissima situazione di dover cercare di agguantare il risultato ma di non lasciare il fianco scoperto, non è facile. Ora però c'è un varco per Alfieri, controlla Guariniello, si deve girare, lo fa bene, c'era Anaclerio in seconda, va proprio Anaclerio a alimentare l'azione dei nero-azzurri. Anaclerio, Saverino ha spinto, calcio di punizione. CM Traslochi, nazionali internazionali, ovunque presto e bene, www.cmtraslochi.it. L'orto fruttifero, piantine da orto di elevata qualità genetica, garanzia di attecchimento, resistenza e grande produttività. L'orto fruttifero, i frutti del tuo impegno, solo nelle migliori agrarie Garden Center. Dal 1946 OMAB Costruzioni Metalliche svolge l'attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica medio-pesante per la realizzazione di edifici civili, capannoni industriali, tettoie, soppalchi e scale. OMAB Costruzioni Metalliche, 23, Cascine di Buti. Macelleria Banti a Livorno e troverai carni di ottima qualità e servizi a domicilio, ma non solo. Servizio poni pollo direttamente a casa tua, polli arrosto, contorni e tante golosità. A tutti i tifosi Amaranto verrà offerto un gustoso omaggio. Chiamate subito lo 0586 89 77 44. Special Bagno, fabbrica di mobili e accessori per bagno. Su richiesta eseguiamo mobili e tutte le misure e tutti i colori. Special Bagno lo trovi in via Livornese Est 68 a Perignano e nei migliori rivenditori della Toscana. La carrozzeria Righi Mauro, autorizzato Alfa Romeo, esegue riparazioni con la massima garanzia per tutte le marche di auto, con attrezzature moderne ed esclusive. Carrozzeria Righi Mauro, via degli Arrotini 81, Livorno. Tecnologia ed esperienza al vostro servizio. Da Bertuccelli, Euroconvenienza, 50% di sconto su tante cucine, solo 1.990 euro per questa cucina in legno in composizione tipo completa di frigo e cottura, oppure 1.780 euro per questa cucina in laminato vari colori in composizione tipo completa di elettrodomestici e per gli amanti del legno, cucine su misura come questa tutta massera di castagno a prezzi di fabbrica e inoltre pagamenti dilazionati senza commissioni, IVA e trasporto compresi nel prezzo su tutte le nostre cucine. Ricordiamo anche che puoi trovarci al sito internet www.bertuccellicucine.it dove potrai sfogliare il nostro catalogo e seguire le nostre iniziative promozionali. Bertuccelli Cucine, anche in euro spendi la metà. 50% di sconto su tante cucine. Confronta qualità e prezzo e ricorda www.bertuccellicucine.it. Clicca, conviene.
La tavernetta da 20 anni vi fa assaporare i gusti genuini dell'antica cucina, un'esclusiva pizza cotta al forno a legna, il tutto condito dalla serietà, professionalità e cortesia. Ristorante Pizzeria La Tavernetta, riscopri i gusti dell'antica cucina. Via Tosco-Romagnola, Fornacette, Pisa. Ditta Santerini Antonio, concessionario moto SIM e cicli Costel e Ribasso, continua la rottamazione con fino a 60 mesi. Ditta Santerini Antonio, via Maggi 34, Livorno. Si accende una mischia tra Saverino e Anaclerio. Calcio di punizione per il Pisa. 23. So che non è facile, ma non bisogna cadere nei tranelli. Livorno ha talmente tanta esperienza, deve riuscire a metterla a frutto. Attenzione a questo calcio di punizione che sta per battere il Pisa, la posizione invitante. C'è Alfieri e anche Anaclerio sul pallone. Iaconi sta dando precisissime indicazioni suoi su come contrastare questo calcio di punizione. Alfieri nel mezzo, colpo di testa nella mischia, credo di Bonadei, pallone che è finito alto. Questo calcio di punizione battuto da Alfieri. Bonadei di testa, Ivan a recuperare il pallone proprio sotto la curva degli oltre 3.000 sostenitori amaranto. Ripeto, troppo ancora in silenzio per evidentemente una protesta. Cercheremo di capirne qualcosa di più. Chissà, Piero, la sofferenza dei sostenitori amaranto, che vorrebbero sicuramente con le loro ugole far sentire l'appoggio unico che stanno dando alla squadra, invece rimangono lì zitti. Beh, sicuramente, anche perché in un loro sciopero chi è che ci rimette sono i nostri giocatori, quindi le votazioni dovranno essere sicuramente importanti. Aggancia Guariniello, Melara lo ferma. Doga, posizione regolare di Protti. Protti, vertice dell'area, converge Protti, ancora una finta, intervento sul pallone, poi arriva Saverino, difende la sfera, l'arbitro ha visto qualcosa che non andava, un fuorigioco, Pier. Sì, c'è un fuorigioco di posizione di rientro e l'arbitro ha dato ascolto al suo collaboratore di destra. Ripa al calcio di punizione al 25esimo esatto del primo tempo, Livorno 1 Pisa 0, assegnato al 14esimo Doga. Cannarza, azione, dribbling di Cannarza, poi per un attimo Massaro, ma forse qui la rimessa deve essere del Livorno. Vanigli, Piovani, Gelsi, Arpiona, Scichilone, viene attaccato da dietro, si prosegue per il Saverino. Melara, Ruotolo, Melara, avanza Matteo Melara, fino a questo momento impeccabile la sua prova. Scichilone ha spinto nel tentativo di superare Cagnale. Anaclerio si fa una 20 di metri di campo, trova Alfieri, sono gli uomini di maggiore esperienza e maggior classe, Alfieri e Anaclerio nel Pisa, Pier. Eh sì, anche perché sono anche gli unici in campo che stanno veramente come dire, comandando la compagine, ma veramente si fanno sentire, sono allenatori in campo. Guariniello che arretra ancora su Anaclerio. La Livorno si copre e la ragnatela è quella amaranta, protezione da proprio metà campo. In lotta Protti e Sgarra, fallo commesso da Igor Protti, calcio di punizione assegnato al Pisa. Bolla, palla alla porta, si era girato Massaro, Cannarza lo mette a terra, altro calcio di punizione mentre siamo nella fase cruciale del primo tempo, 26esimo, ancora 1-0, metà del primo tempo. Calcio di punizione che è pronto a battere Mario Alfieri, altro mucchio nel cuore del rigore nero-azzurra. Parte Alfieri, pennellata dentro, libera Saverino di testa. Alfieri prova a rimetterla nel mezzo, gira Piovani, pallone che si impenna, attenzione, pericolosamente esce Andrea Ivan, dice il pallone è mio. Sì, sì, come un gatto si è avventato sulla sfera, game over. C'è Scichilone alla caccia del pallone. Impressionante il lavoro di Anaclerio, è dovunque. Eh sì, è Anaclerio
è un altro giocatore che si presenta da solo. Lancio lungo, Melare, Guariniello, ecco Ivan che va al rinvio. La credo che tra l'altro era anche uno degli obiettivi del Livorno di Stringara, se ti ricordi, poi se lo portò con sé anche a Modena. Si alza la bandierina che in questo caso a segnalare un gioco di rientro, calcio di punizione allora assegnato agli Amaranto che sono in vantaggio per una rete a zero. Per il momento decide Alex Doga. È Andrea Ivan che va alla battuta del calcio di punizione. Parte Andrea, il rinvio lungo nella zona di Scichilone. Si alza Scichilone ma non trova il pallone. Saverino prolunga, Cannarsa mette in avanti, Anacleri e Protti. Pallone che carambola su Protti, poi Anacleri, stavolta la carambola è su Doga. Petardo, Massaro fra Cannarsa e Saverino, sandwich si dice in questa circostanza. Sì, sì, esattamente, due contro uno, perfetta interpretazione. Alfieri a spazio, Sincunea trova un compagno. C'è lo slalom da parte di Rovaris, guadagna ancora una rimessa laterale il Pisa in zona di attacco. Gelsi rimane lì e infatti tocca il pallone ancora fuori, ha tentato di andare via Alfieri. Bello il duello tra Alfieri e Gelsi. Rovaris sul filo del fallo laterale, rimessa di Rovaris. Massaro converge, si prepara al tiro, Massaro viene attaccato da Melara e guadagna un calcio di punizione. Attenzione perché il Pisa ha dei tiratori che sono Alfieri, lo stesso Anaclerio, lì è una posizione pericolosa per noi. Ma in effetti il Pisa al momento ha fatto vedere che potrà, diciamo, raggiungere il pareggio o quantomeno una segnatura solamente in caso di calci piazzati, perché a livello di gioco manovrato ha delle difficoltà oggettive per entrare nell'area Amaranto. Ora stiamo a vedere, c'è da stringere i denti. Mi sa che è Anaclerio che vuol partire sul pallone, anche Rovaris, nutrita la barriera voluta da Andrea Ivan. Anaclerio, tiro alto, provato Anaclerio alto. Sì, però il nostro Andrea era sulla traiettoria, ho visto proprio che ha controllato. Anaclerio poi è uno che non fa molti gol, ma quando le fa li fa molto belli, anche domenica all'F, insomma non era niente male il suo calcio. Mezz'ora del primo tempo, il rinvio di Andrea Ivan con il Livorno che conduce ancora per una rete a zero. L'anticipo di Melara su Guariniello, serie di colpi di testa, l'ultimo è di Anaclerio in avanti. Azione contropiede del Pisa, Cannarsa alla caccia del pallone, su di lui Massaro, lo protegge d'esperienza Cannarsa. Il fallo laterale perché la rimessa in gioco è a favore del Livorno con Doga, l'autore del gol. Non ci arriva Saverino Piovani, lasciato sfilare il pallone, ha visto che il tocco c'era stato di Bolla, quella ha fatto finta di niente ma aveva toccato evidentemente il pallone. Sì, a me è sembrato anche che l'abbia toccato con la mano, che l'avessi toccato con la mano. Altra rimessa laterale sotto la tribuna centrale dalla quale vi stiamo parlando. Cannarsa, poi Doga alla rimessa. Doga, colpo di testa di Bonadei, intervento ancora di Doga da dietro. Gelsi mette in movimento Piovani, palla a terra, prova ad andare via Piovani in lotta con Cagnale, lo ferma Cagnale. Non era facile per il Pio intervenire sul pallone. Rimessa in gioco, Anaclerio alza la gamba, Gelsi. L'interpretazione del signor Bergonzi che comanda il calcio di punizione a favore del Pisa al 31esimo, mezz'ora superata da un minuto, Livorno che conduce per una rete a zero. Alfieri, tentato la sponda, Doga ha lasciato finire fuori, ma c'è il calcio di punizione. Buona al calcio di punizione, poi l'arbitro va a richiamare Iaconi. Credo richiamo verbale per il tecnico o comunque per qualcuno della panchina. Sì, credo che abbia avuto qualcosa da dire sul calcio di punizione, però insomma è tutto rimasto a livello di corde vocali. Alfieri
Anaclerio taglia il campo pescando Capua. Ci arriva Gelsi, ruotolo lungo in avanti con Scichilone. Di fatto rimane proprio Scichilone l'unica punta quando il Pisa attacca e Livorno ripiega, Pier. Eh sì, infatti gli esterni ripiegano spesso in copertura sui tornanti nerazzurri. È un numero che comunque non sta rischiando un granché. Va bene Massaro, attenzione, Massaro è stato fermato da Doga, si prosegue per vantaggio. Anaclerio, colpo di destro di Guarinello, rete. Bella azione, pareggio del Pisa. Colpo di testa di Guarinello e il Pisa pareggia al 33esimo. Piero. Ma poco da dire, avevo appena detto che Livorno non stava rischiando niente o poco. Questa è stata una grande azione, veramente tanto di cappello, un'azione che si è rifatta dalla destra verso la sinistra, cross al centro, perfetto stacco del ragazzino che segna anche lui il primo gol in mano dell'Azzurra, lo segna in un'occasione diciamo molto importante per lui e per la tifoseria. Dunque tutto da rifare per gli Amaranto, 1-1, bello il gol di Guarinello, ma ha fatto tanto devo dire Massaro andando via con lo slalom. Sì, sta ripetendosi sui livelli della domenica scorsa, veramente un tornante con la T maiuscola. 1-1 dunque al 34esimo. Nulla ha potuto Andrea Ivan sul colpo di testa di Guarinello, preciso il suo colpo di testa. Tutto da rifare dunque per gli Amaranto. C'è da riprendere ancora il gioco. L'arbitro attende che tutto sia a posto. Si riparte. Saverino. Melara. In avanti verso Scichilone. Ora il Livorno non deve lasciare spazi al Pisa che secondo me in questi ultimi minuti di primo tempo Piero tenterà il tutto per tutto, sfruttando ovviamente il momento favorevole. Sì, potrebbe essere così, è una fase della partita molto importante perché il Livorno ora è punto sull'orgoglio, sicuramente si riorganizzerà al meglio e staremo a vedere che cosa succederà, è comunque sempre il nostro grande Livorno. Dobbiamo concedere spazi ora assolutamente. Rimessa in gioco a favore Livorno, ma c'è un giocatore del Pisa a terra. Io spero anche che gli ultra Amaranto cominciano a far sentire rapporto, è troppo importante anche il tifo dei nostri ragazzi, Pier. Ma io spero che la protesta si limiti ai primi 45 minuti, ripeto, non conosciamo assolutamente le motivazioni, ma sicuramente sappiamo che è una cosa molto importante. C'è qualche movimento in... Tutti in piedi, calcio di testa di Saverino, Doga, fallo su Scichilone, da battere un calcio di punizione ora a favore dei nostri colori. Sul pallone c'è Saverino, alla caccia della sfera in area vanno Scichilone, Piovani, Melara, lavoro proprio di Scichilone che è praticamente cinturato da Capuano, vediamo un po'. Fa ritirare la barriera il signor Bergonzi, parte Saverino, c'è colpo di testa, dovrebbe trattarsi il primo calcio d'angolo a favore del Livorno, mentre a terra c'è un giocatore Amaranto, mentre continuano i tafferugli in tribuna, vediamo un po' di capirci qualcosa, c'è qualche tifoso che forse si è un po' esagitato. Calcio di punizione a favore del Livorno. Arrivano anche qui in stampa. Ci si mette ora, arrivano anche le forze dell'ordine.
Tanto si batte il calcio d'angolo. Situazione un po' a rischio, Piero? Sono arrivati dei tifosi qua in tribuna stampa praticamente. Sì, in pratica io non è che abbia capito molto. Ho visto un collega essere, diciamo, cacciato in malo modo anche da qualcuno del che dovrebbe invece essere qua per portare la ragione, la calma, ma speravo che non succedano più. Adesso c'è a terra Anaclerio, calcio di punizione per il Pisa. Anaclerio sul pallone. Siamo giunti al 38esimo nel corso del primo tempo, 1-1 tra Pisa e Livorno. Pallone che si impenna. Anaclerio Doga è solo, prova a portare in avanti il pallone Doga, non gli riesce. Cagnale in profondità. Guariniello questa volta non aggancia. Vanigli, Melara, Ruotolo, ancora Melara, piuttosto accesi. Saverino, Melara, Ivan. Come adesso Livorno cerca di arrivare tranquillo alla fine del primo tempo per poi eventualmente, Piero, riorganizzarsi nella ripresa. Sì, credo che possa essere giusta la chiave di lettura, anche se gli ultimi 3-4 minuti della partita io non li ho visti perché sto cercando di capire che succede. Se ne va Protti, limite dell'area, Protti, area di rigore, manca la rete, Protti porta avanti ancora il pallone, si distende il Livorno adesso, Ruotolo, cross, Gelsi, il tiro di Gelsi, Ripa, riesce a deviare Ripa, peccato, grande occasione. Eh sì, grande azione, ripeto, palla a terra, Livorno è veramente un bel vedere, è peccato che il tiro di Gelsi è stato scagliato bene, però ha trovato un grande Ripa sulla sua traiettoria. Saverino, il tiro di Saverino a fil di palo, è Livorno che in un minuto è riuscito a rendersi pericoloso prima con Gelsi, poi con Saverino. In una nella prima circostanza bravo davvero Ripa, nella seconda a fil di palo il tiro di Saverino, Ripa al rinvio. Protti, Cannarza, Piovani, tunnel, Gelsi, fermato Scichilone, calcio di punizione, fallo di Capuano. Gran duello quello tra Capuano e Scichilone, Pier. È un duello che una volta si usava definire muscolare. Adesso c'è un calcio di punizione a favore degli Amaranto. Vediamo un po' Alfieri, deve dar palla a Livorno. C'è Piovani, c'è Saverino. Siamo un po' lontani di lì per battere direttamente, Piero. Sì, potrebbe essere abbastanza presuntuoso, però insomma, se non sbaglio, Saverino di lì qualche volta ha colpito. Anche il Pio, vediamo un po'. Piovani e Saverino pronti al calcio di punizione. Ripa è comunque preoccupato perché sul primo passo di indicazione suoi, schema, Scichilone, Protti, non aggancia. Era uno schema molto interessante questo. Attenzione ora al contropiede di Guariniello, lo ferma molto bene Saverino che poi si prende anche un calcione. E questo Guariniello è soprattutto molto veloce, Piero. Eh sì, Guariniello è un ragazzo che a inizio campionato, amici miei di Parma mi dicevano è un giocatore questo è, vedrete che vi farà patire nei derby, e purtroppo sono stati buoni profeti. Altro fallo su Saverino, questa volta si prosegue. Anaclerio, lancio profondo, colpo di testa di Melara, Gelsi, vuole Melara, lo trova sul planimediale del campo, Melara, lob per liberare Scichilone, la sponda di Scichilone, Gelsi con un attimo di ritardo, forse la mano Massaro, il fallo di Cannarza. 42esimo del primo tempo, 1-1 tra Livorno e Pisa, Amaranti in vantaggio per primi con Doga, pareggio di Guariniello. Ultimi spiccioli del primo tempo,
Parte Bonarei, calcio punizione battuto, gira palla Guariniello, poi alza Piovani, trova Scichilone, può andare via il Livorno con Scichilone e poi Ruotolo. Ruotolo lungo linea ancora su Piovani, che ha preso il tempo a Cagnale, il quale ci ha messo poi la punta del piede per toccare il pallone in fallo laterale. Rimessa in gioco ancora a favore del Livorno, c'è Piovani, lo spazio per il traversone, Piovani ripa, non azzarda la presa, Saverino potrebbe andare al tiro alto, peccato il pallone era buono. Sì, Saverino ovviamente non aveva molto tempo a disposizione, ha fatto la cosa più giusta secondo noi, si aggiusta la palla e va a scagliare un proiettile che si perde molto alto, ma insomma era l'unica cosa che il Davide poteva fare e l'ha fatta così. Da fondo campo ripa, pallone lungo, cerca Saverino, colpo di testa, l'arbitro ha visto il fallo di Anaclerio, il quale Anaclerio ha detto è vero, l'ho fatto, faccio di punizione. Gelsi, Protti, gancia Doga, due uomini su di lui, ancora Protti, gira palla Saverino, altro fallo su Saverino e finalmente c'è anche il cartellino giallo, credo Alfieri, che è già stato ammonito. Secondo cartellino, questo è rosso, signori, questo è rosso, sì, cartellino rosso per Alfieri, espulso al 44esimo. Alfieri espulso, grossa ingenuità di Alfieri, grossa ingenuità, ovvio è sempre facile parlare dalla tribuna, ma un giocatore della sua esperienza avrebbe dovuto ricordare che il cartellino giallo era già stato per lui estratto, quindi al di là del fatto che lascia la sua squadra per i secondi 45 minuti in inferiorità numerica, Alfieri era uno di quelli che sul campo si fa sentire e come. E questa potrebbe essere nella ripresa un'arma in più per il Livorno, l'assenza proprio di Mario Alfieri. Batte il calcio di punizione Gels, intanto siamo giunti al 45esimo. Saverino, Ruotolo, punta Rovaris, perde il pallone Ruotolo, contropiede del Pisa, Ruotolo prova a ritornare sulla sfera, non gli riesce, Nerazzurri in avanti, apertura, esce Ivan di piede, allontana su Rovaris. Bella azione di Andrea. L'intelligenza proprio di Ivan, proprio ha visto che l'azione si poteva mettere male e si è vestito nelle panni del libero. Piovani, lo spazio della rete, cioè carica al destro, tiro di Piovani, ribattuto, ancora Piovani. Rovaris, Anaclerio. Era uno dei terminali del Pisa, Alfieri, ora però Guariniello e Melara. Dietro ancora Ivan, con i piedi il portiere Amaranto. Lo attacca Guariniello, si prende il pallone su Gelsi. Riparte Livorno con Ruotolo. Sulla destra. Lob per aree Scichilone, ripa su Scichilone. Un attimo troppo lungo, ma è stato intelligente l'azione di Ruotolo. Sì, intelligente, anche Scichilone aveva capito tutto, purtroppo il lancio si è diciamo, risultato un pochino lungo. Peccato, Scichilone era comunque lì. Non ho visto l'arbitro assegnare il recupero. Comunque siamo già al 46esimo. Rovaris, su di lui c'è Ruotolo. Pallone in palla, rimessa in gioco è per il Livorno, perché è stato proprio Rovaris a toccare per ultimo. Gelsi, da quest'altra parte Doga, controlla Doga, l'intervento di Bonadei su di lui, in fallo laterale. Cannarza, Saverino. Occhi e croce, 2-3 sono i minuti di recupero. Lo spazio per Melara, non affonda però Melara. Ruotolo, questi è Piovani, lungo linea, l'arbitro dice che per il primo tempo può bastare, finisce 1-1, praticamente due lampi, uno da una parte e uno dall'altra, sono stati due gol. Beh, in effetti il gioco non è che sia stato il protagonista di questa prima frazione. Due le considerazioni da fare: il Livorno palla a terra ha fatto 3 o 4 azioni degne di questo nome, veramente un gran bel vedere, e fra questi
gol. Il Pisa ha badato a fare la partita sempre, anche quando si è trovato ovviamente sotto di un gol. Ha trovato un gol peraltro con un'azione pregevole, con una gran bella azione, diciamocelo. Il Pisa è abbastanza preciso, però è una squadra che è messa in campo altrettanto bene. In effetti il Livorno ha un po' di, come posso dire, registra un po' di fatica nel far, diciamo, le ripartenze come sa e come deve. Ci sono altri 45 minuti di tempo per migliorare e oltretutto lo faremo in perfetta superiorità numerica, perché non ci scordiamo che il Pisa affronterà la ripresa in 10. Bene, linea allo studio. Carrozzeria Batoni, autorizzata Saab. Carrozzeria Batoni, al vostro servizio da 3 generazioni. Alla quarta ci stiamo lavorando. Carrozzeria Batoni, via Bologna 7, Colletti. Il tuo magazzino è troppo piccolo o troppo grande? Basta con i costi fissi. Unival lo spazio. Gestisce le tue merci facendoti pagare solo lo spazio che occupi. Convenzioni speciali per commercianti. Unival lo spazio. Ospedaletto Pisa. Percatone San Marco svuota tutto. Dall'8 febbraio grande vendita promozionale su articoli per la pulizia, casalinghi, articoli da regalo, elettrodomestici e hi-fi TV per cambio settore merceologico. Un evento da non perdere. Correte al Mercatone San Marco, a Livorno in via San Marco 13, nel cuore della vecchia Venezia tra Piazza dei Domenicani e Piazza dei Legnami, ad Empoli in via Leonardo da Vinci 19A. Ci tengo molto al mio nuovo CD. Che sto diventando grande. Ci sono canzoni come I got the real thing. Ecco perché ho scelto la Fabia. Perché quando senti che stai crescendo, la Fabia è la tua macchina. Auto 2001, concessionaria Skoda esclusiva per Pisa, Livorno e province, vi aspetta nella nuova sede in via di Capiteta 1, Ospedaletto Pisa. Sabbiatura e Pierige Giordano, via Lebotra 2, Lorenzana Pisa. CM Traslochi, nazionali e internazionali, ovunque presto e bene, www.cmtraslochi.it. Carrozzeria Batoni, autorizzata Saab. Carrozzeria Batoni, al vostro servizio da 3 generazioni. Alla quarta ci stiamo lavorando. Carrozzeria Batoni, via Bologna 7, Colle Salvetti. Estetica Lianas, via Santa Apollonia 11, Pisa. Da Bertuccelli, Euroconvenienza, 50% di sconto su tante cucine, solo 1.990 euro per questa cucina in legno in composizione tipo completa di frigo e cottura, oppure 1.780 euro per questa cucina in laminato vari colori in composizione tipo completa di elettrodomestici e per gli amanti del legno, cucine su misura come questa tutta massera di castagno a prezzi di fabbrica e inoltre pagamenti dilazionati senza commissioni, IVA e trasporto compresi nel prezzo su tutte le nostre cucine. Ricordiamo anche che puoi trovarci al sito internet www.bertuccellicucine.it dove potrai sfogliare il nostro catalogo e seguire le nostre iniziative promozionali. Bertuccelli Cucine, anche in euro spendi la metà. 50% di sconto su tante cucine. Confronta qualità e prezzo. E ricorda www.bertuccellicucine.it. Clicca, conviene. This time. Bene, eccoci ancora insieme amici telespettatori per i secondi 45 minuti di Pisa-Livorno, primo tempo che si è chiuso sul risultato di 1-1 con le reti di Doga al 14esimo e di Guarinello al 34esimo sempre nel primo tempo. Adesso si sentono anche i cori dei sostenitori Amaranto che hanno interrotto la loro protesta, quindi adesso anche la curva
Sud fa il suo tifo, tifo importantissimo ovviamente. Arriva Cannarza, il tiro di Cannarza dopo 18 secondi. La battuta di Cannarza è finita fuori. Che Livorno ti aspetti ora, Pierre? Ripresa anche con il Pisa con un uomo in meno. Ma sicuramente la risposta più giusta è data a Cannarza col tiro dopo appena 18 secondi, però non sarà facile. Ruotola al colpo di testa. E questi sono i ragazzi della curva Nord Amaranto. E adesso mi sento un po' più a casa mia, parecchio anche. Ruotolo, Piovani. Piovani fermato, c'è il fallo ai danni di Piovani e quindi il calcio di punizione è a favore del Livorno. Piovani e ruotolo sul pallone. Piovani, il traversone verso Protti, Ripa non aggancia, poi deve ritornare sulla sua presa. Ripa che aveva perso il pallone, Protti stava per prenderlo. Ripa al rinvio. Vediamo ruoto alla caccia del pallone, colpo di testa di Rovaris. Piovani d'esterno ha provato ad agganciare Gelsi, non gli è riuscito. Guariniello fermato. Si riorganizza il Pisa con Bolla in avanti, Melara, Scichilo, Guariniello fermato, Ruotolo fallosamente, calcio di punizione assegnato al Livorno con Melara. Ruotolo, Gelsi, da quest'altra parte si distende Doga, il pallone non arriva a destinazione, Massaro, girapalla Massaro, pressione di Ruotolo. Vanigli, Gelsi, Ivan Melara, con Melara che appoggia ora su Andrea Ivan. Livorno che sembra attendere, adesso Ivan, palla per Scichilone che non può agganciare, allora Ripa con calma cerca di rinviare verso qualche compagno libero, mentre Piovani è richiamato da Iaconi, gli ha dato qualche suggerimento. Mi pare che Piovani abbia leggermente avanzato il suo raggio d'azione, Piero. Quindi Piovani, Protti, Piovani, Scichilone, Protti con a sostegno Saverino. Ma direi che l'intento del mister è sicuramente pigiare un po' questi 20 minuti iniziali della difesa per vedere un po' quale effetto ne verrà fuori. Ma ripeto, è un Livorno che questa volta ha un tridente in piena, diciamo, definizione. Salta più alto Cagnale di Scichilone, quindi Rovaris che ha provato a agguantare il pallone, rimessa laterale a favore del Livorno, scusate, Ruotolo, Protti fermato, quindi Anaclerio cerca Guariniello, preso tra Melara e Vanilli. Adesso Saverino scivola, si rialza Saverino, difende il pallone, la proprietà di palleggio da parte di Saverino che era scivolato subito, si è rialzato per recuperare il pallone. Melara, Vanigli, i minuti intanto sono 4 e mezzo nel corso della ripresa, 1-1. Ruotolo vuole e trova Piovani, dribbling anche con un po' di fortuna, poi ha toccato però con la mano, calcio punizione fuori pista. Non sono d'accordissimo, è stato un impallo proprio fortuito fra corpo e braccio. Comunque, come al solito, Bergonzi era proprio lì a un passo e ha sicuramente visto meglio di noi. Anaclerio al calcio di punizione, quando si gioca da 4 primi e 45 secondi la ripresa. Cagnale, assaltato Protti, Melara, anticipato Guariniello, prosegue l'azione Bolla, pesca Rovaris, va via Rovaris, non salta però Saverino, ancora rimessa in gioco, Rovaris, Guariniello scivola, Melara, ancora Guariniello, Ruotolo,
costringe Ivan a rincorrere il pallone, il portiere Marante pronto ad andare al rinvio. Si scaldano nel Livorno Mezzanotti, Perna e Serafini oltre a Basso. Ivan ancora palla al piede, ecco il suo rilancio nella zona di Scichilone, di testa spizza bene per Piovani, spalla alla porta, si deve girare, serve Protti, Protti punta Capuano, doppio passo di Protti, traversone, Ripa fa suo il pallone. C'è da dire anche, Piero, che Doga si spinge sovente in avanti. Dimmi te se è una novità. Diciamo che lo sta facendo in questi secondi 45 minuti un po' più ripetutamente, anche perché bene o male il centrocampo del Pisa a questo punto è passato a quattro elementi, quindi non ha più quella superiorità numerica che aveva al primo tempo, e Doga ha un po' più, diciamo, facilità di accesso. Rimessa in gioco a favore del Pisa, palla in avanti, c'è Gelsi tra due uomini, riesce a guadagnarsi un calcio di punizione con Cannarza. Vanigli, Gelsi, playmaker Basso del Livorno, avanza lui, palla al piede, supera le mediane del campo, vicino Saverino, il tocco è per lui, Saverino resiste a una carica, ancora Gelsi, gira palla il Livorno, Vanigli, corsie centrali, alza la parabola cercando Doga, Bonadei in calcio d'angolo, è il secondo calcio d'angolo a favore del Livorno, 6 primi e 57 secondi sul cronometro. Dalla bandierina va Piovani sotto il tifo degli Ultramaranto. Piovani, ecco il tocco per Doga, pallone buono, Anaclerio su di lui, Cannarza, ora Saverino, secondo me uno dei più positivi in maglia Amaranto fino a questo momento, Saverino. Anche quest'oggi ha toccato una quantità industriale di palloni, è veramente l'uomo ovunque del Livorno, sta giocando alla grande e ricorda ancora una volta sta giocando in un ruolo non suo. Rimessa laterale a favore del Pisa, sempre 1-1 all'arena Garibaldi Romeo Anconetani tra Livorno e Pisa. Colpo di testa di Cannarza, l'arbitro ha visto una spinta ai danni del centrale Amaranto e ha segnato un calcio di punizione a favore del Livorno proprio con Cannarza. Melara, Gelsi, lungo linea Ruotolo, non ci arriva, ha calibrato male il pallone Gelsi. Sembra di vedere l'inizio del primo tempo però a parti invertite. Anaclerio, Melara propone in avanti, alla caccia del pallone va Protti, Gelsi, Guariniello, buono il colpo di testa di Guariniello che libera Massaro, attenzione Guariniello è solo, Massaro, avanza Massaro, poi Anaclerio, anzi scusate Rovaris, cross ancora per Guariniello, provvidenziale Cannarza, ancora una bella azione del Pisa. Sì, Pisa che si è steso benissimo in velocità, in profondità, e questo non può che essere un ritorno alla realtà, insomma in campo c'è anche il Pisa. Ruotolo, Melara, Protti, si arrabbia Iaconi che mi sembra chieda più profondità, Pier. Sì, sta cercando di, io credo che abbia invitato i suoi a giocare più palla a terra. Vedete del Pisa c'è Guariniello che sta reggendo l'intero reparto offensivo con le incursioni poi di Rovaris a sinistra e di Massaro a destra. Sì, soprattutto di Massaro a destra, diciamo è un attacco con una punta però supportato bene da due mobilissimi esterni. Andrea in 9 minuti e 33 nel corso della ripresa, ancora 1-1. Non ci arriva Scichilone. Anaclerio, Protti, può andare Igor Protti, carica al destro il tiro di Protti che finisce alto sopra la traversa. Ci ha provato Protti con una delle sue soluzioni, Pier. Sì, ci ha provato, è un giocatore che solo lui sa cosa può in questo momento, sta giocando il derby per una maglia che adora come quella Amaranto e sta cercando sicuramente
di cogliere l'attimo giusto per colpire come solo lui sa fare. Rimessa in gioco a favore del Pisa con Bonadei. Bonadei, Guariniello, Bonadei, scambiano i due, mette il piede Melara, Gelsi allora, vuole Ruotolo, non c'è lo spazio del passaggio, Protti nel cerchio di centrocampo, fermato, altro contropiede del Pisa, attenzione, parte Rovaris, arriva Massaro, Cannarza e Massaro, ammonizione per, credo, Massaro. Ammonizione per Massaro, Pier. Sì, credo per le classiche, forse ora vediamo, ha molto protestato. Non so se l'ha promessa la prossima, se lo farà seduta stante. Comunque spiegano ora Cannarza e Massaro. Da fare molta attenzione a Massaro, che secondo me in questo momento è l'uomo più pericoloso del Pisa. È molto rapido, è velocissimo e sta vivendo un grande momento. Occhio a Massaro. Calcio d'angolo, quindi l'ultimo tocco è stato di Cannarza. Rovaris, aereo, attende il pallone, con il destro lo rimette nel mezzo, trova la spalla di Doga, contropiede Amaranto, Scichilone, Scichilone, bolla, bolla, lo stende, ammonizione per Alec Bolla. Guariniello ha commesso fallo appoggiandosi sulla schiena del centravanti pisano, e allora calcio di punizione a favore del Pisa con Anaclerio. Quando ci avviciniamo al primo quarto d'ora della ripresa, sempre 1-1 tra Pisa e Livorno. Potrebbe, vedo che sveste la tuta Serafini, non so se lo fa perché ha caldo o perché è stato chiamato. Altro fallo su Piovani, lo ha commesso Sgarra, si arrabbia questa volta Piovani. Si arrabbia perché insomma era in corsa. La forbice e il pallone è finito alto. Beh, diciamo sì, è difficile, spettacolare quanto vuoi, però insomma in quel momento lui si è sentito di far così, aveva la palla giusta, ha fatto benissimo. Cioè, questo dimostra ancora una volta che Ciclone ha un carattere. Corsia centrale libera per Massaro, ci va ora Vanigli insieme a Gelsi, ancora Massaro, a Porzi, Vanigli,
mentre Cannarsa chiede l'autorizzazione per rientrare in campo. Vediamo un po' il cronometro, segna il sedicesimo della ripresa e il risultato è di 1-1 nel derby di ritorno tra Pisa e Livorno. Anaclerio direttamente in fallo laterale per la rimessa in gioco della quale si va a occupare Capitan Vaniglie. Con le mani Vaniglie, dietro su Ivan, mette giù Gelsi, si può servire Ruotolo, eccolo qua Gennarino Ruotolo, lungo linea Piovani, deve guardarsi da Capuano, serve allora Ruotolo, Varchi, Intasati, Melara, Vanigli, Vanigli gira palla e Livorno, 4-4-1 praticamente del Pisa quando si deve difendere. Piovani non passa, saltato anche Ruotolo, Anaclerio, Saverino ha commesso fallo, calcio di punizione a favore del Pisa, fallo ai danni del capitano azzurro Anaclerio, va a Ripa a battere il piazzato. E comunque anche questa ripresa gioco molto spezzettato, Pier. Sì, predominio del Livorno perché è appunto la squadra Amaranto che sta cercando di raggiungere il vantaggio, però deve stare molto attenta a questo Pisa, che ha in Massaro una freccia velenosa. Cannarsa, se continuano l'esercizio di riscaldamento, Stefani, Perna, Mezzanotti e Serafini, salta alto Scichilone, duello con Sgarra questa volta, Vanigli e Cannarsa, Vanigli dietro Ivan, c'era Guariniello in agguato, Andrea Ivan, l'assist è su Doga, ha spizzato avanti lui stesso cercando di superare il suo diretto avversario, Vanigli, Saverino, Saverino, Vanigli, largo Melara, largo anche Ruotolo in attesa del pallone che arriva ora, Gennaro Ruotolo, Richard Vanigli, siamo sempre nella metà campo Amaranto, Vanigli, palla al piede, c'è vicino Saverino, servito, prova a fare il campo con Doga che libera Cannarsa, siamo quasi al limite dell'area, Cannarsa, cross per Protti, cercato la forbice Protti ma ha commesso fallo Piero nel tentativo di prendere posizione. Ma onestamente io questa volta il fallo non è che l'abbia avvisato, lui stava cercando di prendere posizione per colpire in elevazione in mezzo alla vesciata, probabilmente aveva fatto qualche comitata che l'arbitro dalla sua diciamo visione ha potuto ben vedere ben. Ripa al rinvio, portiere nero azzurro verso Guariniello, Vanigli colpo di testa, mette giù Anaclerio, attenzione a Guariniello, tiro che finisce alto, prova a prendere d'infilata Guariniello. Ma quando un ragazzino non su due minuti, anzi neanche due secondi o due nanosecondi, e scaraventa il proiettile in porta così da quella distanza e in quella maniera, vuol dire che la stoffa c'è. Cannarsa che non aggancia, Massaro, Massaro, Cagnale, Anaclerio, su di lui Scichilone, fa partire il solito Massaro, lo controllano Cannarsa e Gelsi che attendono che il pallone esca sul fondo per il rinvio di Ivan. Intanto siamo al 20° della ripresa, sempre 1-1. Melara ha scambiato con il compagno di reparto Vaniglie. Saverino, l'ennesimo pallone giocato da Saverino. Diagonale, Gelsi c'è, vuole Ruotolo, si propone Ruotolo, riceve la finta di Ruotolo, lo spazio per il cross, Scichilone stava per girare di testa ma gli è stato tolto il pallone. Melara, fallo commesso da Melara, mentre ha preso una botta in testa Sgarra, quindi devono entrare i sanitari del Pisa per questa botta che Sgarra ha preso evidentemente nel tentativo di non permettere a Scichilone di andare alla battuta.
e quindi c'è ci sono le cure nel caso per Sgarra. Piero. Sì, bene, lui è stato quello che ha cercato di opporsi allo stacco del nostro centravanti. Ovviamente Max qualcosa ha colpito, non la palla, probabilmente la testa sua, e insomma sono dolori, sono problemi. Si stabilisce Sgarra, calcio di punizione assegnato al Pisa con Anaclerio. Non aggancia bene Massaro, ma torna comunque sul pallone. Mario Massaro, due su di lui. Gelsi lo ferma, ma Anaclerio in seconda battuta. Saverino su tutti i palloni il Save quest'oggi. Doga si ferma, è un giocatore del Pisa a terra che si rialza. Saverino, diagonale su Gelsi. Gennarino Ruotolo punta l'uomo, uno contro uno, non c'è lo spazio per affondare il colpo, e allora si riparte da Saverino, che è ricevuto da Gelsi. Ruotolo punta questa volta Rovaris, ma è più decisa, cross verso Protti. Doga, Saverino, non se l'è sentita di ribattere al volo Doga. Era coperto, non era certamente facile, però Livorno che sta pian piano prendendo in mano le redini del gioco. Melara vuole Ruotolo, lo trova, aggancia Ruotolo, cross verso Scichilone, fermato. Livorno che ora preme, Saverino, Gelsi, si scontrano Saverino e Anaclerio, si rialzano entrambi, due gladiatori. Doga, lo spazio per il traversone verso Scichilone, anticipato da Cagnale, poi batti e ribatti tra Bolla e Protti. Gelsi, Piovani, esce fuori il Pisa. Gelsi da dietro, ha commesso fallo. Che c'è stato? Forse un fallo su Gelsi a gioco. Non lo so, ho visto Gelsi rotolarsi a terra, ma probabilmente è il fallo di prima, quindi l'arbitro sta spiegando. Ma a prima vista è sembrato che Gelsi abbia ricevuto un colpo quando era a terra. L'arbitro è lì, Saire pure, infatti Iaconi sta cercando di far mantenere la calma ai suoi elementi che stanno facendo il riscaldamento, perché insomma è sempre bene stare e contenere la gara sui binari della verità e della correttezza. Ripa alla battuta del calcio di punizione, 20 minuti più recupero al termine del derby 1-1 tra Pisa e Livorno. Il gol di Doga al 14° del primo tempo e di Massaro, di Guarinello scusate, al 33°. Banigli, Melara, Banigli, questi è Michelino Gelsi. Cannarza ce la fa, ma tiene il pallone in campo, poi scivola. Doga, Gelsi, vuole Melara, lo trova Melara. Melara, Ruotolo, Piovani, ha incrociato con Saverino, i due però non si sono capiti. Allora si prosegue con Vanigli. Vanigli avanti al piede, Gelsi, Saverino. Saverino, azione alla mano in termini rugbistico del Livorno. Cross di Piovani, Ripa manca l'intervento, Doga. Ha mancato Doga la battuta, Piero. Eh sì, lui ha affittato il gol, Ripa fuori dei pali, ci è andato con troppa foga, ha ciccato la palla, ma insomma ci sta e alla grande. Saverino, parte Piovani, la posizione è buona. Controlla il Pio, mette giù il pallone, serie di finte, serve liberare la guardia opprimente di Rovaris. Rovaris poi lo mette a terra, calcio di punizione, l'ennesimo per il Livorno, che ora mi sembra Piero stia provando a dare la zampata. Sì, 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 è un Livorno ancora una volta tranquillo, sta cambiando ripetutamente fronte d'attacco, vuoi a destra, un po' meno a sinistra. Un Livorno che sta venendo avanti. Piovani, Gelsi dentro, non ci ha creduto Saverino. Pallone in profondità, Melara su Guariniello. E adesso è Livorno che fa la partita. Ruotolo, la sovrapposizione di Piovani. Poi Saverino, quindi Gelsi può andare a piacimento su Cannarza. Larghissimo Doga, sulla sinistra servito Alex Doga. Una finta sul pezzo diretto avversario. Ancora un cross, Scichilone di testa a fil di palo.
occasionissima per il Livorno, la deviazione credo provvidenziale di Ripa sul colpo di testa di Scichilone. Bravo il portiere del Pisa, entrava questa, Piero, se non ci metteva la mano Ripa. Penso proprio di sì, è stata veramente una buona azione, ancora una volta cambio attacco, Doga perfetto. Ed ecco, eccolo gol, eccolo, eccolo! Melara, Melara, ha segnato Melara il gol del 2-1 al 26esimo. Melara in rete sugli sviluppi del calcio d'angolo. Melara l'aveva sferrato prima Scichilone, l'aveva sferrato Scichilone, è stato Melara. Melara sul corner di Piovani. Corner di Piovani, Melara di testa 2-1. Scusate se mi sono lasciato andare, non dovrei farlo, ma signori, 2-1 a Pisa. Bene, andiamo avanti così, questa volta esperienza, control game, e andiamo a Livorno con 3 punti in saccoccia, di quelli al platino. Melara ha messo il pallone in rete per il gol del 2-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Piovani, 2-1. E ora mi sembra sia Perna l'uomo pronto ad entrare. Partita ancora lunga, 27esimo della ripresa, Livorno 2 Pisa 1. Ha segnato sotto la curva sud Matteo Melara al suo secondo gol in campionato. Chiama anche, eccolo Melara, è il momento di Melara, Pier. Scusa, di Perna, di Perna. Beh, diciamo che anche se il Pisa è in inferiorità numerica, il mister sta cercando di abbottonarsi un po' di più e vediamo chi sarà a sostituire. Credo che sarà, eh sì, infatti, no, Melara addirittura. Esce Melara al 28esimo. Melara, Melara, Perna, Piero. Avendo visto la velocità degli esterni, forse Perna sarà dirottato sul Massaro e al centro scalerà Cannarza. È una mossa intelligente, stiamo a vedere se sarà veramente così. Ora però c'è questo calcio di punizione a favore del Pisa, c'è un gran mucchio in area di rigore, vediamo Saverino che guarda, sgarra. Capuano e Perna si abbracciano, piovente, Saverino con calma può allontanare. Piovani, Doga, c'è lo spazio per il contropiede, sì, Doga, lungo lancio verso Protti, aggancio male Cagnale, Ripa controlla, Ripa, è stato giudicato involontario il tocco indietro di Cagnale, tant'è che Ripa è potuto intervenire con le mani. Piovani è passato sulla sinistra ora. Ditta Santerini Antonio, concessionario moto SIM e cicli Costel e Ribasso, continua la rottamazione con finanziamenti fino a 60 mesi. Ditta Santerini Antonio, via Maggi 34, Livorno. CM Traslochi, nazionali internazionali, ovunque presto e bene, www.cmtraslochi.it. Macelleria Banti a Livorno e troverai carni di ottima qualità e servizi a domicilio, ma non solo. Servizio ponipollo direttamente a casa tua, polli arrosto, contorni e tante golosità. A tutti i tifosi Amaranto verrà offerto un gustoso omaggio. Chiamate subito lo 0586 89 77 44. L'orto fruttifero. Piantine da orto di elevata qualità genetica, garanzia di attecchimento, resistenza e grande produttività. L'orto fruttifero, i frutti del tuo impegno, solo nelle migliori agrarie Garden Center. La carrozzeria Righi Mauro, autorizzato Alfa Romeo, esegue riparazioni con la massima garanzia per tutte le marche di auto, con attrezzature moderne ed esclusive. Carrozzeria Righi Mauro, via degli Arrotini 81, Livorno. Tecnologia ed esperienza al vostro servizio. Giusti Auto, ampia scelta dell'usato di tutte le marche con garanzia Auto Expert. Pagamenti dilazionati a tasso zero.
Centro assistenza tecnica ampiamente specializzato per soddisfare ogni vostra richiesta. Solo 25 minuti per revisionare la vostra auto, documentazione compresa. Disponibilità completa dell'intera gamma Fiat. Giusti Auto, una strada sicura. Giusti Auto è a Cascina in via Tosco Romagnola Est 149 153, telefono 050 70 17 82. Ditta Santerini Antonio, concessionario moto Sim Cicli Costel e Ribasso, continua la rottamazione con finanziamenti fino a 60 mesi. Ditta Santerini Antonio, via Maggi 34 Livorno. Nel giorno più importante della tua vita, Ipermoda vuole essere vicino a te con la sua collezione Cerimonia Sposi. Per lui circa 200 modelli in tutti i suoi punti vendita, per lei nell'Atelier Sposa di Pontedera e a Ulla uscita autostrada con circa 250 modelli ai prezzi Ipermoda. Il più vasto assortimento della Toscana da cerimonia per gli invitati, in taglie regolari e taglie forti ed extra lunghe, ai prezzi sempre Ipermoda. Ipermoda ti veste casual, elegante, con articoli in pelle. Circa 100.000 capi ti aspettano in ogni suo punto vendita, dove troverai assortimento, qualità e prezzo. Rimessa in gioco fuori del Pisa. Avanza i nero-azzurri, Guarinello. Buono il suo controllo. Arriva da quest'altra parte Capuano, si sovrappone Rovaris, Capuano, Rovaris, uno contro uno con Ruotolo, affonda Rovaris, traversone sul fondo, non c'è stata nessuna deviazione, quindi alla mezz'ora esatta il per Andrea Ivan, un quarto d'ora più recupero, hai commentato tu Piero il gol del 2-1. Alessandro, se permetti, è un gran bel debutto. Ruotolo in avanti, Ruotolo chiama palla a Scicchilone, fuori gioco, giusta la decisione, scattato in offside Max Scicchilone, calcio di punizione a favore del Pisa. Per parafrasare una celebre, è l'ora dei Serafini e non dei Pavesini, perché è pronto a entrare Serafini. Vanigli in fallo laterale, rimessa in gioco a favore del Pisa. E d'altra parte la tensione del derby oggi, Piero, ti ha anche limitato sulle tue invenzioni, sulle tue battute. Beh sì, Rovaris con un po' di fortuna, Vanigli. Sì, sono rimasto completamente senza, con la salivazione azzerata, no, diciamo. Sì, si può dire tutto, le partite sono partite di calcio, la palla è rotonda, il derby, però insomma un Pisa Livorno per noi livornesi, come ovviamente anche per i pisani, è più di una partita, è un evento, e quindi siamo un po' contratti anche noi, forse abbiamo peccato che noi dicevamo anche prima della partita, è comunque una tappa d'avvicinamento verso un qualcosa, un obiettivo, e invece no, Pisa Livorno, ragazzi, si può dire cosa ci pare, Pisa Livorno è Pisa Livorno. Intanto anche qui la mossa è chiara, esce Piovani, entra Serafini, più sostanza al centrocampo, quindi ovviamente Livorno che giustamente si abbottona di più con Serafini, sarà chiamato a fare lavori stantuffo sul centro del campo. Penso che possa essere così, però volevo sottolineare la prova di Piovani, che ha messo al servizio degli Amaranto un'esperienza veramente grandiosa, sempre possesso palla, ha fatto rifiatare i compagni di reparto, veramente un grande giocatore, un acquisto ma sul quale non potevamo assolutamente dubitare. Mentre c'è un doppio cambio anche nel Pisa, entrano con il 18 Azzeni e credo anche Frati con il numero, no, Nicolini, Zitolo, li ho detti tutti, alla fine uno deve essere, Zitolo e Azzeni nel Pisa, che rilevano Guarinello e Bolla. Piero? Ma due attaccanti dentro per un attaccante e un centrocampista, e quindi evidente la morte del tecnico dell'Azzurro, che peraltro
non è che possa difendere il 2-1 casalingo interno. Oh, però, casalingo interno è una ripetizione, scusate. Diciamo che sono due ragazzini, Azzeri dell'80 e Zitolo dell'81, addirittura novembre 81, che sono giocatori in gamma, specialmente Zitolo è un ragazzino della primavera di Piacenza, Piavani lo conosce bene, quest'anno ha già collezionato 18 presenze tra spezzoni e gare intere, mentre Azzeri è la sua quinta apparizione. Tocca palla Capuano, fare da cerniera c'è Saverino in avanti alla caccia del pallone, Scichilone, Gelsi ribatte in avanti, ottimo l'intervento di Sgarra, il fallo di Scichilone che chiede scusa, calcio di punizione a favore dei neroazzurri, i minuti sono 33 abbondanti nel corso della ripresa, Livorno 2 Pisa 1, Doga e Melara per gli Amaranto, Guariniello Pisa, Perna Anacleri ora, posizione centrale, tre quarti, palla dentro, Andrea Ivan chiama palla, la fa sua, il portiere Amaranto lo attacca ora Tzeni, raccoglie il pallone Ivan, invita Perna a salire, deve andare al rinvio Ivan perché è anche diffidato, ecco il rinvio di Ivan, preciso assist su Gelsi, commesso fallo, si è battuto come un leone, e mi ha lavato la parola, un leone, Ciclone è veramente un leone, ci fa anche rima. Scende Capuano, Rovaris lo ferma, Gelsi, Gelsi, Protti, si allarga, c'è Doga, si affonda, c'è Scichilone, fallo di mano. E qui Livorno è fortunato perché se la palla fosse capitata a Scichilone era in netta evidente posizione di offside, colpo di mano, meno male, buon per noi. Cosa ne pensi di Gelsi? Ha coperto tutto e tutti. Gran lavoro da parte di Gelsi. Saverino, Vanigli, 10 minuti esatti al termine, Perna, Ruotolo con l'anticipo su Capuano, Protti difende il pallone, Protti poi lo perde per un rimpallo, stacca Gelsi, si ribatti Michelino Gelsi, c'è sempre lui, a terra Gelsi, Perna, Perna, Saverino, gira palla e Livorno però Zitolo ci si mette nel mezzo e la recupera facendola carambolare proprio addosso ai giocatori Amaranto. Allora ripartono gli uomini di Benedetti con Capuano, salta Saverino, Capuano, Saverino, Perna, si prosegue, nostra postazione, pallone perfetto, Saverino, a terra c'è il giocatore del Pisa, Serafini, l'azione prosegue, allontana Cagnale, pallone che si impenna, Cannarza lo mette a terra, difende il pallone da Massaro, attenzione a questi retropassaggi, Massaro è rimasto a terra, adesso Ivan, Perna, Cannarza, Cannarza, Ivan, rilancio lungo di Andrea Ivan, Serafini, attenzione Vanigli, Ivan, bisogna però allontanare il pallone da lì, ah, eh sì, ora cerchiamo di non perdere troppa confidenza. Anaclerio, slalom ancora di Massaro, punizione, partita esemplare di Massaro, Pier. Veramente una freccia di quelle al Curaro, veramente un buon elemento. Intanto io sto guardando, questo per chi mi ci seguirà in registrata, i risultati, il Treviso pareggia, lo Spezia perde in casa. Calcio di punizione a favore del... Ah, ho sbagliato. Vedevo male. Vedevo male. 0-0 lo Spezia, 0-0 il Treviso. Calcio di punizione per il Pisa. Attenzione. Vedo sul monitor di servizio. Questo tiro pericoloso finisce sul fondo non di molto al 37esimo, questo calcio di punizione per il Pisa. Andrea Ivan pronto a rinvio, ma prima l'ultimo cambio, questo è Frati che un po' a sorpresa è stato tenuto fuori, Piero. Ma in effetti anche poi se guardi bene le due sostituzioni, i due attaccanti sono entrati ma non lui, è una cosa che probabilmente avrà avuto qualche contrattempo nell'ultimo minuto, non so, io
non ho notizie in merito. Comunque è una cosa sicuramente abbastanza strana. Al 38esimo della ripresa all'Arena Gariardi, Romeo Ancone Tani, Livorno 2 Pisa 1. Rinvio di Ivan che arriva direttamente a Protti, 2 contro 2. Protti punta l'uomo, area di rigore, ancora Protti, serie di finte. Protti ha messo nel mezzo, è calcio d'angolo. Protti, una sorta di tiro passaggio di Protti, deviato in calcio d'angolo. Beh, grande azione personale di Igor, si è fatto, diciamo, luce sulla destra, ha cercato di saltare il diretto avversario, palla al centro, peccato che un difensore ci abbia messo lo zampino, ha allungato di quel tanto la traiettoria da permettere di, o meglio, da non permettere al nostro Cecchinone di deviare per il più facile dei gol. Comunque ancora un calcio d'angolo e ancora una sostituzione, e questa volta entra in campo un altro chiletto, anche chiletto e mezzo di esperienza, entra a mezzanotte al posto di un esausto Saverino, autore di una grandissima partita. Mezzanotte per Saverino, io l'ho detto, secondo me sono i migliori in campo Saverino. Ma sì, effettivamente ha tenuto spesso e volentieri il pallone tra i piedi, da lui sono più di una volta ripartite le azioni di attacco. È esausto, insomma, ha corso per tutto il campo, cioè, ci sta la situazione, e poi insomma entra un certo Mezzanotte, guarda cos'è la forza del gruppo. Corner per il Livorno, lo spiovente Ripa questa volta fa su il pallone, lo blocca ed è pronto al rinvio effettuato, pallone che rimbalza, colpo di testa di Zitolo, se ne va il solito Massaro, fermato, perna, sgarra, calcio di punizione a favore dei nero-azzurri, controllo freneticamente il cronometro, ma ci sono 5 minuti più recupero con gli assalti finali dei nero-azzurri di Benedetti. Guardate quello che accade in area di rigore. Anaclerio pennella dentro, perna, colpisce all'indietro, gira Capuano, forse c'era stata una deviazione di un giocatore amaranto, no? È stato il nerazzurro che ha completamente ciccato la palla, credo l'abbia colpita. Ora non voglio azzardare questo da lontano, però insomma è veramente venuto fuori un po' come un topo matto bagnato. Andrea Ivan al rinvio, vertice dell'area piccola per il portiere amaranto che va al rilancio con il suo piede, e cioè il sinistro. L'onnipresente Anaclerio insieme a Massaro, migliori in campo del Pisa, che non dimentichiamolo è in 10 dal 42esimo del primo tempo per espulsione di Alfieri. Sì, comunque credo che sia intelligente parlare anche di buon Pisa, perché veramente ha fatto vedere delle cose discrete, in 10, ben messo in campo. Serafini, Scicchilone, Serafini. Serafini allunga, Scicchilone cerca Protti, colpo di testa di Protti, rete del 3-1 di Igor Protti al 41esimo, 3-1. Signori, fantastico. Protti libero al centro dell'area, ha avuto tutto il tempo per mirare l'angolino alla destra dell'esterefatto Ripa. Signori, non so più che dire. A questo punto siamo sul 3-1, pochi minuti al termine. La porta per il paradiso, quello giornaliero, potrebbe essere spalancata e qualcosa di più. 3-1, combinazione bellissima, Scicchilone Protti, con calma olimpica Protti ha messo dentro il 20° sigillo personale. Livorno 3 Pisa 1, sono 20 i gol di Igor Protti in questo campionato. Lo voleva Igor, lo voleva con tutto se stesso, si inchina Iaconi a Protti. Ma sono dico la verità, imbarazzato, perché ho una tale felicità dentro di me, ma non tanto per aver visto, cioè, questo bel gol meraviglioso di Protti. Veramente è un Livorno tranquillo, sereno, non ha mai perso la bussola neanche quando è stato raggiunto in pareggio. E comunque Pisa è in 10 contro 11 e sta a questo punto accusando la grande mole di lavoro che ha svolto fino adesso. Onore al merito anche a loro, ci mancherebbe, però il Livorno, l'avevo detto, se si parla di calcio è grossi anche.
Mezzanotti, Vanigli, Serafini, recupera pallone Zitolo, Vanigli, Massaro, su di lui c'è Cannarza, lo ferma Cannarza. Livorno 3, Pisa 1, Gelsi, palla verso Ruotolo, Ruotolo, c'è anche Scicchilone, altro contropiede degli Amaranto, Ruotolo prova il tiro, lui para Ripa, invio di Ripa, Serafini, Ruotolo, Gelsi, Gelsi, retropassaggio, Mezzanotti, Ivan, Mezzanotti, Perna, un minuto al termine, Livorno 3 Pisa 1. Gelsi, Serafini, da quest'altra parte c'è Doga che ha aperto le marcature, Doga, vediamo l'arbitro quanto farà recuperare, Cannarza e poi Ivan, Ivan al rinvio, palla verso Ruotolo ma l'intervento è di Capuano, Anaclerio, Melar, scusate, Perna in fallo laterale, e questi sono i 3500 Amaranto e basta. Rimessa laterale a favore del Pisa, siamo già in recupero, 3 minuti dice l'arbitro, calcio d'angolo per il Pisa, 3 minuti da recuperare, 3 minuti da recuperare, quel traversone, Massaro che ha cercato di creare qualche pericolo alla porta Amaranto, Ola per il supporto del Sassuolo, c'è da battere un calcio di punizione con Anaclerio, va Anaclerio spiovente, attenzione Zitolo, il tiro ribatte Cannarza, poi Bonadei, laterale a favore del Pisa, cioè, Livorno si conferma macchina gol, 3 anche questo, non ci fermiamo più con la terza, con le 3 addio, grande lavoro del, esatto, calcio d'angolo ancora, quinto calcio d'angolo, o meglio quarto calcio d'angolo, pareggia anche il conto dei corner il nerazzurro, o meglio solamente quello, dicevo, con i 3 gol di oggi Livorno raggiunge la perfetta media di 2 gol a partita, signori, ma non dopo 3 giornate, dopo 23, dopo 24 dalla bandierina Anaclerio, è il quinto calcio d'angolo per il Pisa, spiovente Zitolo, non aggancia, Mezzanotti alle prese con Massaro, poi viene messo a terra Frati, calcio di punizione già battuto dal Pisa con Azzeni, non aggancia Zitolo, Capuano, Scicchilone, questi è Serafini che interviene sul pallone, palla dentro, Ivan con il petto controlla, giochette di gambe da parte di Andrea Ivan che adesso deve andare al rinvio, appena un minuto al termine, Livorno 3 Pisa 1 e per Iaconi fanno 4 su 4 nei derby. Ma se è vero come è vero che il Livorno tiene forse più al derby di qualsiasi altra cosa, insomma è uno di quei biglietti da visita stampati con il platino, con l'oro, insomma vedete, si attende solo il fischio finale e certo se i risultati che vedevo verranno confermati Livorno stasera sarà più 5 sulla seconda. Fammi dire che un Livorno così può temere solo se stesso e solo la tradizione, un Livorno schiaccia Sassi, un Livorno cinico, è un Livorno fantastico. Colpo di testa di Atzeni sul fondo, rinvio adesso di Andrea Ivan, al mio cronometro è scoccato il 48esimo, Livorno 3
Pisa 1. Ecco il rinvio di Ivan, sul quale credo chiuderà la partita Scicchilone. Davvero grande partita di Max Scicchilone. Cagnale, Ripa al rinvio. Mezzanotti, quindi Capuano. Siamo già oltre il terzo minuto di recupero. Gelsi recupera un pallone, lotta Gelsi con Cagnale. Calcio di punizione assegnato al Pisa. Eh sì, Treviso Padova 0-0 e anche lo Spezia pareggio. Allora, te mi dici Gelsi, che ha fatto 785 km, si è messo a fare la corsa al 94esimo. Questo ragazzi, carattere. Ultima azione forse della partita, Anaclerio, Cannarza, ancora Anaclerio, Gelsi, 49esimo, allora forse sono 5 minuti. Anaclerio, altro calcio di punizione a favore del Pisa, partita che sta correttissima. Adesso c'è qualche parola di troppo. Beh, in effetti in campo, al di là del fatto che l'espulsione stessa è stata causata da doppia ammonizione di Alfieri, la prima per un fallo in mano o per protesta, non ricordo, la seconda per un fallo poi tutto sommato neanche troppo cattivo, ma comunque bene così, andiamo avanti. Pallone che finisce sul fondo ed è finita. Il Livorno batte il Pisa per 3-1. Commento finale a Piero Gianbruni. Ma commento finale, qui si rischia veramente di alzare gli zuccheri nel sangue, veramente una prestazione, questa volta una vittoria ancora una volta, e se non sbaglio sicuramente è la quinta finita. Mi dicono che è anche finita la partita che ci interessa, quindi dicevo comunque quella che più ci interessa è questa, quinta vittoria consecutiva, e questa è meno appariscente ma estremamente concreta. Un Livorno fantastico, un Livorno che non dà mai l'impressione di perdere la bussola. Signori, è un grande Livorno. Bene, da parte di Piero Gianbruni e Alessandro Santarelli, grazie per l'ascolto nello studio.